Fa segnare un 3-0-0-48. Sempre il gruppo Racing Start. 73, Giuseppe Guido della Cosenza Corse con la Peugeot 106. Vincenzo Barca fa segnare un 3-0-5-92. Grazie.
scaldati, sudati, no? Però vedo tutte e due sorridenti. Alex, allora? Allora la gara non è andata benissimo perché abbiamo ancora qualche problema alla macchina che ci portiamo da Luzzi, non riusciamo a risolvere un problema sulla portata benzina, però siamo contenti lo stesso perché siamo qua, ci siamo divertiti. Fabio oggi ha fatto una bella gara, ha dominato la Racing Start, o meglio ha duellato con Borcaro nella Racing Start, noi ci siamo difesi e sono qua e devo ringraziare delle persone grazie alle quali ho potuto partecipare. Serafino Molinaro che tutta la settimana si è adoperato per cercare le soluzioni alla macchina e lo ringrazio. Mariano Giorno, mio cognato, che mi ha dato una mano nel rimettere sempre in sesto la macchina. Il preparatore Ottaviano Berta e la mia compagna Anna Rosa. Bene, Fabio. Niente, la mia gara è più che soddisfacente perché insomma duellare con Rocco Porcaro, specialista degli slalom, è stata dura, veramente siamo un soffio uno dall'altro nell'ultima maggio, ce lo siamo dimostrati, mi spiace per lui per una toccata, però io sono soddisfattissimo perché la macchina, devo ringraziare Leandro Brecchi e Pierluigi per l'assistenza sulla macchina e poi tutti quelli che ha già ringraziato Alex, che sono le persone che ci sono state vicine, aiutate ad arrivare pronti alla gara, alla slalom di Coringa. Pierluigi, vieni qua che sei stato nominato. Allora, il vincitore della Racing Start 1400. Ecco. Bravo. Bene, allora già ti hanno detto la tua posizione in classifica, dici un po' la tua gara, raccontacela. Ma è stata andata benissimo, soprattutto per i problemi che ha avuto Santo alla sua precedente. Adesso è ritornato di nuovo a essere forte. Bene, siamo tutti quanti accaldati, stiamo sudando, salutiamo tutti, abbiamo bisogno di rinfrescarci. Ciao! Grazie, prepariamo la classe 1006 con le tre coppe. Terzo classificato, abbiamo Giuseppe Guido della Cosenza Corse. C'è? Secondo classificato, Fabio Presta. Sta arrivando, primo classificato con il tempo 2:43:59, Rocco Porcaro. Un grosso applauso.